Risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Draghi viernesi, cari fedeli, nel Vangelo abbiamo appena letto le parole di Gesù che dice: osservate la pianta di fico e tutti gli alberi, quando già germogliano capite voi stessi guardandoli che ormai l'estate è vicina. L'uomo è capace di riconoscere i segni in sé e attorno a sé. Riconosciamo i segni del tempo che passa, delle stagioni, riconosciamo i segni della vecchiaia, della maturità, dei frutti della terra, i segni dell'amicizia, dell'amore, dell'affetto, i segni che sono in noi e che ci circondano. Riconosciamo anche i segni della malattia. Ultimi 9 mesi, attraverso tutti i mass media, si parla della pandemia, del coronavirus, del Covid. Ascoltiamo le conclusioni drammatiche. In alcuni mesi è sparita la convinzione che i più dotti hanno una soluzione. Tante cose si sentono, ma nei mass media non abbiamo sentito implorazioni: il Signore ci aiuti. Nel Vangelo abbiamo letto: il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole no, non passeranno. Come è possibile che non riconosciamo la vicinanza del regno di Dio che è tanto visibile? Come mai l'uomo non riconosce l'amore di Dio? L'amore che ci tiene a ciascuno di noi, ci tiene più di ogni altra cosa. Morti di coronavirus non sono solo i numeri e la statistica. Sicuramente nel nostro tempo molti si impegnano tantissimo per aiutarli, soprattutto operatori sanitari. Molti rivolgono il loro sguardo verso Dio, pregano con più intensità e con la loro fede e speranza cercano di incoraggiare gli altri. Non possiamo comprendere questa crisi come punizione di Dio, ma come l'opportunità di ritornare a Dio, cambiando la nostra vita, dando più spazio a ciò che è veramente importante, lasciando idoli falsi che sono riusciti a ingannare tante persone. Dio ha versato in noi il suo amore.
ha versato il sangue del suo figlio per noi, ci ha donato il suo figlio, la sua vita, ci dona la sua parola, manda i suoi profeti, manda i suoi sacerdoti. Dio ci parla attraverso ogni credente sincero. Come mai non riconosciamo i segni di Dio? Tutto ciò che ho elencato Dio ci dona e molto di più. Lui è sorgente di tutto. Lui è inizio e la fine, Alfa e Omega. Ci è stato detto che l'uomo in cui viviamo un giorno sparirà, ma le parole di Gesù, le parole della verità e della vita, avranno sempre il valore. Queste parole rappresentano la visione della vita e tutti quei valori che stanno in Dio e sono in Dio. Andiamo verso la fine dell'anno liturgico. Abbiamo celebrato la festa del Cristo Re dell'Universo e fra due giorni è la prima domenica dell'Avvento. È il tempo di riflettere se vogliamo appartenere a Cristo Re dell'Universo e stare nel regno che Gesù ci offre. Se la risposta a questa offerta è positiva, allora Gesù, quando verrà, ci inviterà nel suo regno. Preghiamo, e non solo qui, di poter riconoscere i segni e spiegarli in modo giusto, scegliendo i valori perenni. Nella Sacra Scrittura che leggiamo negli ultimi giorni dell'anno liturgico, Gesù ci parla che le cose sono, e ci dice che le cose sono passeggere. E oggi lo riassume nella storia del fico. Gesù ci ammonisce di osservare i segni dei tempi per distinguere cosa ha il vero valore e che cosa passa. Le parole di Gesù sono la verità che non passeranno, la verità che non passerà mai. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Come io vivo? In quale categoria di persone appartengo? Di quale categoria appartengo? Che cosa sottolineo ogni giorno? Ciò che è passeggero o che lascia le tracce nell'eternità? Dobbiamo riflettere su questa domanda. Si tratta del processo della ricerca del regno di Dio e come rispondere ad essa. Riflettendo il Vangelo, noi assorbiamo il comportamento di Gesù e i valori che Lui annuncia. Diventano un criterio che ci offre le risposte per la vita. Questo è un processo interiore, un processo spirituale. È difficile comprendere questo e vivere. Signore, nelle nostre incertezze ci rivolgiamo a Te. Ci dici di essere sempre pronti perché qualcosa succederà. Aiutaci a rimanere svegli e saggi. Donaci la coscienza di poter imparare dalla presenza di Dio. Aiutami a comprendere la Tua presenza nella mia vita e nel mondo intero. La natura ci può insegnare tante cose. Mentre le stagioni cambiano, tante cose possono essere rivelate a noi sull'opera di Dio. Gesù voleva che noi imparassimo da un albero di fico, dai gigli, diventando la persona che riflette di più. Anch'io posso fare questo, posso imparare, studiare
Tutto può passare, ma la buona novella rimane, perché supera la storia e viene da Dio. Dio è insistente e desidera arrivare al cuore dell'uomo, attirare l'attenzione dell'uomo affinché l'uomo riconosca ciò che è importante, non solo sulla terra, ma anche che riconosca i valori eterni. Comunione con Dio è il tesoro più grande che l'uomo difficilmente comprende. Ma Dio continua a venire incontro all'uomo con il suo amore, con il suo regno, con la sua vita. La fine dell'anno liturgico desidera cambiare in noi una vita nuova e portarci verso la vita nuova. Il regno di Dio è in noi e attorno a noi e inizia tutte le volte quando facciamo qualcosa di buono. Quando vestiamo qualcuno, quando gli offriamo un bicchiere d'acqua, un pezzettino di pane, quando lo incontriamo, lo consoliamo, doniamo un sorriso. Il regno di Dio inizia su questo altare, dove impariamo a fare ciò che Gesù fece, donarsi. Qui inizia l'eternità se la nostra fede è operante. Fratelli e sorelle, noi crediamo questo. Viviamo secondo la nostra fede come le membra vive della Chiesa di Cristo. La esistenza qui è passeggera. Iniziamo qui. Ma qui non terminiamo il nostro cammino verso Dio. Il tempo è breve, dice l'Apostolo, e passa questo mondo. Questo non è esortazione al pessimismo, non prendendo in considerazione i problemi reali. Il fedele deve scoprire nella vita concreta, nella vita di tutti i giorni, l'eternità. L'uomo deve contare sul serio con Dio in tutte le sue faccende sulla terra, in tutti i suoi lavori. Partecipare nel regno di Cristo, nella sua missione regale, significa scoprire in se stesso e scoprire anche agli altri la dignità regale. Questa dignità è espressa nella disponibilità di servire seguendo l'esempio di Cristo. Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire. Se si può regnare soltanto servendo, e questo richiede la maturità spirituale in modo di servire gli altri controllando se stessi, e per questo ci vogliono le virtù. Il regno di Dio è in noi, dice un padre antico. La parola di Dio è nel nostro cuore, nella nostra vita. Colui che prega per il regno di Dio, prega per il regno che porta dentro di sé, affinché nasca, porti frutto e si sviluppi, perché in ciascuno dei santi Dio regna. E ogni santo obbedisce alle leggi di Dio che sono in noi. Padre, Cristo e Spirito Santo sono una cosa sola nel regno. Concludo con le parole di San Pietro.
Impegnatevi con la fede, assicurate le virtù, la conoscenza, siate perseveranti, devoti, amatevi gli uni gli altri. Se vivete così e crescete in questo, porterete tanto frutto e comprenderete Gesù Cristo. Chi non vive così è cieco, ha dimenticato di essere purificato dai suoi peccati. Perciò cercate di fortificarvi nella vostra chiamata. Facendo così potrete andare avanti e vi sarà assicurato l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Abbiamo ascoltato parole che non passeranno mai. Dio ci aiuti a conservarle nel cuore e a farle diventare vita e testimonianza d'amore. A te, o Cristo, il Padre ha dato la gloria e il regno. Fa che tutti i popoli ti conoscano e ti servano. Preghiamo. Tu che hai vinto il maligno, allontana da questa umanità la potenza delle tenebre che ispira odio e sensualità, guerre e violenze. Preghiamo. La tua Chiesa è la sposa che scende da Dio, adorna delle vesti nuziali. Non permettere che i peccati dei suoi figli la spoglino della sua bellezza. Preghiamo. Signore, ascolta le nostre preghiere. Signore Gesù, fa che vediamo il frutto delle nostre preghiere e della nostra fiducia in Te. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.